Sentiamo la risposta di Antonio Galli sul tavolo per quanto riguarda il teatro pubblico, poi cerchiamo di discutere degli altri 3/4 che sono rimasti. Allora, io sono, come dire, con una, non so se lo notate, un leggero fumo che esce dalla testa, perché è stata una giornata molto intensa, cose che dicevo in un messaggio adesso, perché arrivo da un altro pianeta purtroppo, e cercavo di ragionare perché Roma è a questo punto. Permettetemi di fare proprio una riflessione finale. Perché non ha mai avuto una politica culturale vera e perché il senso civico questa città non ce l'ha. Allora, questo circolo vizioso di una politica inadeguata e degli operatori che non ce la fanno va spezzato definitivamente ed è il momento opportuno, proprio perché dai vostri interventi si percepisce una sofferenza che ha toccato un livello molto alto e anche un'istituzione pubblica come il Teatro di Roma che si è fatto carico in questi anni di accogliere da parte di voi, la pressione che subisce non è più sostenibile. Qui non è nato il primo teatro pubblico e secondo me nasce tutto da lì, cioè è nato in un'altra parte e non avendo un teatro pubblico forte non si è creato un sistema teatrale intorno al teatro pubblico per, come dire, per gemmazione o per contrapposizione e oggi siamo, non ci metto anch'io perché il decreto Franceschini è un decreto molto complicato che rende ancora più fragile l'istituzione. Questa massa di vitalità così frastagliata, così vivace, deve trovare, come dire, dei canali e deve avviare dei processi nuovi. Siamo a un punto zero, abbiamo l'opportunità di un sindaco assessore che viene da una militanza e credo che non possiamo non essere fiduciosi e costruttivi, quindi vanno benissimo i tavoli. Io dicevo, vengo da un'altra, non ho voluto stamattina riferirmi alla città da cui vengo, che è Milano, perché questa città, diceva Paolo Grassi, scusate se lo cito, mi sono chiesto spesso perché a Roma non sia nato prima che a Milano un teatro stabile e perché quando è stato fatto nascere abbia sempre vissuto in condizioni precarie, sia economiche che politiche, e spesso in modo del tutto artificiale. Lo certifico, è stato scritto questo appunto negli anni 50 e 60. La risposta l'ho trovata nella considerazione che Milano ha un senso del municipio che Roma non ha. Milano è una città stellare che ha il suo centro naturale il Palazzo Marino, mentre Roma è un agglomerato immenso di località estranee l'una alle altre. Allora, Paolo Grassi ha un limite probabilmente, che è quello che percepiva già questa metastasi sociale e metastasi urbanistica, direi io, ma questa metastasi deve trasformarsi in ricchezza. Allora, se qui non è nato questo, come dire, difetto originario, se qui non è nato il primo teatro pubblico, poi ne consegue che nessuno si è preoccupato né di stabilizzare meglio il teatro pubblico. Il Teatro di Roma è quello che ha cambiato più direttori nella storia. È nato nel 64, quello nel 47, io sono il decimo. In 3 anni, il mio mandato è di 4, che cosa potete pensare che si possa cambiare? E io mi domando già che cosa lascerò in eredità al prossimo direttore. Sarà distrutto un percorso che cerca di aggiustarsi strada facendo per come evolve la società, per come evolvono le stanze degli artisti. Allora, da quel vizio nasce appunto questa desertificazione e questa emergenza. Perché non ci sono le convenzioni teatrali qui? Io sono arrivato a Milano a dirigere il settore spettacolo e ne ho trovate 11, l'ho lasciato nel 14 per venire a giocare un'altra scommessa in questa città, che sto giocando allo stesso modo vostro, cioè battagliando giorno per giorno, e quando sono andato via ne avevamo 32 di teatri convenzionati, e i teatri convenzionati che avevano garanzia per 3 anni del loro contributo in base ai parametri, avevano l'obbligo di mettere in residenza delle compagnie indipendenti, di seguire per 3 anni. Ora vi domando perché il Teatro di Roma non ha una convenzione col Comune per 3 anni. Io non so quanti soldi avrò l'anno prossimo, come faccio a progettare il futuro?
Invece ci vogliono delle convenzioni, ne abbiamo parlato con l'assessore, che è assolutamente come dire, permeabile a questo. Perché il vascello non ha un contributo del comune? E così gli altri teatri. È vero, Roma ha una massa di teatri cosiddetti di intrattenimento e commerciali che altre città non hanno, però c'è tutta una costellazione di teatri che hanno svolto una funzione pubblica accanto al teatro pubblico, che spesso troppo ha coinciso con, come dire, le visioni di un artista. Ecco perché sono contrario alla direzione dei teatri pubblici da parte degli artisti, perché è chiaro che, scusate, non è un insulto agli artisti, perché il nostro compito di direttori, tra virgolette, tecnici, possibilmente plurali, possibilmente aperti, possibilmente aggiornati, è quello proprio di creare le condizioni migliori perché gli artisti possano lavorare. Ecco perché avevamo immaginato una compagnia stabile, che però è stata subito eliminata dai nostri progetti perché i contributi nel giro di 2-3 mesi sono stati decurtati tremendamente, e ho battagliato per avere i fondi decurtati dal comune appena sono stati insediati. Lo stesso giorno che sono stato nominato sono stati eliminati 1,2 milioni da un contributo ridicolo. Noi siamo il quarto teatro d'Italia finanziato dal ministero. Perché questo teatro è così umiliato ancora oggi? Non è il secondo dopo il Piccolo di Milano. Per quali ragioni, vi domando? Noi prendiamo dal ministero 1,6 milioni e il Piccolo 4,3 milioni. Vi sembra normale questo? No, per quelle battaglie che facciamo noi sono le stesse vostre, perché un teatro pubblico sano può essere ancora più allargato e di conseguenza, come dire, germinare altre situazioni. Per cui concludo, le tre necessità sono, le avete detto tutti, il problema degli spazi, il problema delle economie e il problema delle regole. Questa città ha una mole di spazi che possono essere destinati legalmente alla creatività contemporanea. Quindi l'assessore Bergamo si è impegnato di censirli, di fare un regolamento per la loro assegnazione. Le economie non si può, con un bilancio così ridicolo, è la stessa proporzione che accade a livello ministeriale tra fondazioni liriche, 14, 180 milioni di euro, e nelle mille proroghe ci sono 20 milioni di euro in più per 14 enti lirici per ripianare i debiti degli enti lirici. Tanto che nell'ultimo incontro con il ministro ho detto: ma se gli enti lirici hanno un fabbisogno così importante, è inutile, alzatelo definitivamente per sempre, portate a 250 milioni e noi 64 milioni di euro, tutto il teatro italiano e la danza compresa. Vi sembra normale? C'è un problema a monte, è forte. E allora, come diceva l'assessore, se il 92% del suo bilancio è assorbito dalle istituzioni principali, che politica può fare? Quindi è evidente che deve moltiplicare, raddoppiare il... c'è qui una sua assistente Floriana, quindi spero che poi lo riporti, deve assolutamente fare una battaglia che dobbiamo sostenere anche noi, che il fondo per lo spettacolo, per la cultura in generale, per la cultura vivente, per l'attività, deve crescere, perché non può essere destinato il 2%. E l'altra cosa, non capisco perché si debba procedere per sostenere gli artisti per bandi legati a delle occasioni, cioè manca solo il bando del carnevale, il bando del Capodanno e il bando dell'estate. No, non si sostengono così gli artisti. Io ho diretto per 7 anni il settore spettacolo del Comune di Milano e un artista che entrava in quell'ufficio usciva con il doppio delle intenzioni e delle previsioni, perché gestivo 23 milioni di euro, di cui 10 erano alla Scala del Piccolo, 10 alla Scala del Piccolo, e gli altri venivano dati senza necessità di bando, sulla bontà di un progetto. E sono nate tantissime cose. Perché qui non si può sostenere una compagnia, un piccolo teatro, con un fondo al di là di un bando? Oppure si facciano dei bandi anche per le attività continuative, per le attività, come dire, annuali, per la gestione. I bandi per bisogna camuffare un sostegno che non può essere diverso, non capisco per quale ragione, e questo non è un problema di questa giunta. Perché quando dirigevo l'Eliseo avevo un progetto sul genocidio del Ruanda, il signor Veltroni mi ha detto di no, ho dovuto ipotecarmi la casa per portare in Italia uno spettacolo di 8 ore con 10 sopravvissuti, fatto in 5 città italiane. Quindi non è un problema di questa giunta, è un problema antico.
E sono passati 40 anni dal signor, che tutti ricordiamo, Nicolini. È stato importantissimo il suo intervento, di tipo politico, ci ha ricordato come le arti sociali, soprattutto il teatro, la musica, quelle delle relazioni, servivano in quegli anni, 77 e 78, che erano anni di piombo in Italia, e la città si è ripresa e è diventata palcoscenico. Ma da allora quali sono le politiche che sono state fatte? Se anche il Teatro di Roma non sa quali soldi deve prendere l'anno prossimo. Quindi, regole, economie, spazi, molto semplice, questi sono i tre tavoli per me da porre, e credo che Bergamo li possa condividere. Per quanto riguarda i teatri di cintura, che sono pochissimi, di cintura uno si immagina uno ogni chilometro del raccordo anulare, con le uscite, teatro Quarticciolo, teatro Torremonica, cioè sono due, tre poi di fatto, cioè, e ognuno ha la sua specificità. Allora è vero quello che diceva Paolo Grassi, visto che questa città è una massa molto diversa, è chiaro che ogni teatro che è radicato sul territorio deve avere la sua identità, per cui noi siamo stati molto chiari con l'assessore, non ci sostituiamo la pubblica amministrazione per fare dei bandi, ma vogliamo concertare, certo, essendo un'istituzione pubblica ci mettiamo al servizio delle necessità della città, dei suoi artisti e della visione che finalmente un politico esprime. Quindi da parte nostra c'è il dialogo più ampio possibile, la disponibilità, però non ci vogliamo sostituire a dei dirigenti che non vogliono mai rischiare per fare un bando. Questo deve essere chiaro. La pubblica amministrazione ha un compito, noi ne abbiamo un altro. Quindi il tavolo, come dire, verrà fatto. Fine. Che dire? Appunto, il Teatro di Roma c'è. Io mi domando ogni giorno come cambiare il nostro modo di operare in una città così complessa e in una nazione così allo sbando. Il modello della stabilità pubblica è finito. E mi interrogo continuamente come trasformarlo. Forse questo disorientamento di Roma è il momento giusto per, come dire, discutere anche insieme a loro e agli osservatori su come veramente approfittare di questo momento critico. Nelle crisi possono nascere, come dire, nuove prospettive, nuove visioni. E quindi da una parte sono impressionato di trovare questa, appunto, dicevo, vengo da un altro pianeta, dall'altro voglio essere fiducioso che questo è il momento giusto per iniziare un percorso che sia accelerato, che non ci faccia fare passi falsi e che però ci faccia guardare molto lontano, perché abbiamo il dovere di, appunto, permettere alle ragazze di oggi di avere delle condizioni migliori per poter operare.